consigliere comunale Rega, attualmente in carica, ed è della vostra giunta. Antonio Ciccarelli si è dimesso nel 2009 ed è della vostra giunta. Ebbene, quando un presidente del Consiglio dice che all'interno di un comune non ci sono indagati, queste non sono fantasie, queste sono le certezze di quello che anche un anno fa regnava in quel palazzo. Bravo! 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 Diamogli addosso! Io e la città di Fondi lo sa, non faccio, non parlo il politichese, io parlo una lingua diretta ai cittadini, com'è l'Italia dei Valori e com'è il presidente Di Pietro. Noi amiamo fare nomi e cognomi perché abbiamo il coraggio di confrontarci con voi. Lo abbiamo chiesto mesi fa, c'è stato un silenzio e il silenzio a casa nostra è mafioso. Non avete mai risposto alle nostre domande, non avete mai avuto il coraggio e noi le carte ve le abbiamo lette qua in piazza, da soli. C'erano tre persone, potete far vedere quello che vi pare. Voi avete il primo e il primo mafioso di questo governo, che è il Silvio Berlusconi. Bravo! Dovete vergognarvi di fare questa azione indecorosa, voi che rappresentate una casa circondariale, non un comune. Giorgia Meloni, ministro della gioventù. Massimiliano Procaccini, padre del suo portavoce Nicola Procaccini, difende Vincenzo Carruzzo, arrestato durante l'operazione Damasco per usura. In un'intervista al 17 maggio al Territorio afferma il ministro: sono convinta che la questione sia diventata politica. Questa ha il coraggio di dire un ministro. Renato Brunetta, queste sono le persone che hanno detto: no presidente, è meglio non sciogliere il comune di Fondi. Perché? La compagna di Brunetta e la sorella di Paola, moglie del sindaco di Cisterna, Antonello Merolla, protetto dal senatore Fazzone. Altero Matteoli, schierato per Ilaria Bencivelli, candidato sindaco ad Aprilia, protetta dal senatore Fazzone. Ebbene, Brunetta, Meloni e Matteoli al Consiglio dei Ministri dicono no allo scioglimento del Comune di Fondi. Napoli e il vicepresidente della Commissione Antimafia della PDL, ve lo ripeto perché memoria non vi deve ingannare, del vostro partito, vi dico che cosa hanno scritto pochi giorni fa, non pochi mesi fa. Il deputato Angela Napoli non ha dubbio, comune da commissariare, l'esperta della lotta dell'andrangheta, infiltrazioni della malavita è accertata. Maroni, vostro ministro degli interni, comune da commissariare, le carte le ho lette e non c'è altro dubbio che quello di scioglierlo. Questo lo dichiara i vostri rappresentanti che avete votato. Abbiate il coraggio domani di andare a protestare contro le loro dichiarazioni. E quello più grave è il vicepresidente della Commissione Antimafia Granata, il quale dice: io ho letto le carte e l'unica cosa dignitosa da fare è sciogliere immediatamente il comune. Ebbene, voi venite qui per dire a noi che cosa stiamo facendo. Se anche il vostro partito lo dice, vuol dire che qualche verità c'è. Bravo!